Buonasera a tutti, mi sentite bene? Ok, benvenuti qui in questa sala, siamo contenti di essere qui. Noi siamo del gruppo Stop 5G, veniamo dal Ticino per portare queste informazioni che abbiamo divulgato adesso parecchio in Ticino. E, siamo contenti di vedere la sala così ben riempita. Io sono Valentin Bopp, questa sera farò da una parte la moderazione e una parte anche di presentazione. Gruppo Stop 5G Ticino, cosa è il nostro scopo? Cosa stiamo facendo? Prima di tutto prevenzione e informazione, oppure prevenzione tramite informazione. Come vedete lo striscione qui dice per una libertà di scelta informata. Il nostro avviso è che siamo messi davanti a dei fatti compiuti senza possibilità di scelta e soprattutto senza informazione. Quindi ci stiamo impegnando noi per portare l'informazione mancante. Quindi abbiamo organizzato diverse serate, questa non è la prima. Ieri sera eravamo a Vico Soprano e dal 13 maggio c'era la prima conferenza che abbiamo fatto a Locarno, ne abbiamo fatte diverse. A Lugano, Mendrisio, Bellinzona mi sa anche, a Mesocco, Giubiasco, ce n'erano parecchie. Il nostro gruppo è un gruppo di volontari, siamo tutte persone che lavoriamo, che abbiamo una nostra entrata, che ci guadagniamo i soldi e da parte nel tempo libero portiamo avanti questa attività per il bene pubblico, diciamo questo. E siamo motivati, siamo entusiasmati e interessante, è nata veramente un'amicizia anche nel gruppo e questo crea una bella forza. Adesso ancora alcune cose organizzative prima che do la parola a Roberto Wettstein, ingegnere, che inizierà con la prima parte. Cos'altro si può dire? Adesso siamo qui in sei, che siamo venuti dal Ticino, dal gruppo Stop 5G. E in Ticino siamo una quarantina, più o meno, penso che si possa dire. Gli attivi ovviamente sono sempre un po' di meno che l'intero numero di simpatizzanti, però penso che ci possiamo contare più o meno in una quarantina di persone e qualcuno magari ha il punto di domanda già in partenza e dice adesso arrivano questi 40 qua e pensano di fermare il 5G sul pianeta Terra che vuole essere introdotto, ma cosa vogliono fare esattamente? Ho portato un pezzo di giornale, una pagina di giornale della NZZ am Sonntag di qualche settimana fa, era 24 novembre. Era interessante perché hanno fatto una pagina intera, se riesco ad aprirla, una pagina intera sulle antenne del 5G. È interessante, una piccola parte racconta e dice c'è un sacco di opposizione nei confronti del 5G. E dice, dov'era? 500 opposizioni sono state fatte, il 98% delle domande di costruzione sono state fermate per intanto con un'opposizione. Questo in Svizzera, a livello svizzero. Quindi non siamo solo noi, gruppo Stop 5G, che si occupa del Ticino e Svizzera, e grigione italiano, diciamo, della Svizzera italiana, ma ci sono diversi movimenti in Svizzera che hanno qualcosa da ridire per questo 5G che è in arrivo. Ma non solo. Anche sul tavolo informazioni troverete all'uscita un appello internazionale firmato da, non mi ricordo esatto il numero di persone, ma 800, tu sei oltre 100, appunto, tra medici e oltre 100 tra medici e scienziati. Viene continuamente aggiornato appunto il sito internet. Esatto, il numero probabilmente è crescente perché si aggiungono altri firmatari. Questo è molto interessante, non è un solo foglio, ma è, si potrebbe quasi dire, un dossier con documentazione, sono diverse pagine. Chi è interessato lo può prendere, è sul tavolo informazioni. Quindi il movimento Stop 5G, diciamo, noi siamo un gruppo e lavoriamo insieme, ma ci sono tanti gruppi, è un movimento a livello mondiale che si sta attivando. Tanti dicono la Cina avanti, loro hanno già il 5G e
Infatti girano i video in internet di come fanno i cinesi, hanno i lampioni della strada col 5G e vanno a tagliarli e li buttano giù. È arrivata anche lì l'opposizione, non è che in Cina è benvenuto per tutti. Ecco, questa è una piccola introduzione, magari una breve struttura per la serata. Adesso parlerà Roberto Wettstein e introdurrà sul lato più tecnico delle radiazioni, dei campi elettromagnetici. Io farò una parte intitolata 5G tutto smart, e alla fine ci sarà una parte per consigli utili per come prevenire, per come evitare la radiazione, e una parte di domande, uno spazio per le domande. Quindi se avete delle domande durante il discorso, se riuscite a tenerle a mente, alla fine ci sarà uno spazio dedicato per questo. Dopodiché sarà rinfresco, volantini, cose da firmare, presenterò ancora dopo. Niente, open end, nel senso, poi è finita la serata. Di solito per le 10:20 finiamo con la parte ufficiale, dopo ci sono le domande e spesso finiamo intorno alle 11, così che avete un'idea della serata. Comunque sarà molto interessante. Ieri sera abbiamo visto Vico Soprano, molti hanno sentito solo cose nuove, mai sentite, quindi probabilmente anche qui ci saranno diverse persone che sentiranno cose nuove, e credo che il tema in generale è un tema con cui veramente ci si può allacciare le cinture e tenersi stretti alla sedia, perché non è un tema leggero. Ecco, passo la parola a Roberto, grazie mille. Grazie mille Valentin. Grazie mille a voi tutti che siete qua questa sera. Faremo una serata appunto informativa. Faccio una premessa, vogliamo essere il più neutri possibili, lo scopo è veramente darvi informazioni. Ci saranno molte informazioni, tante informazioni. Vi dico leggermente l'agenda. Dunque c'è una parte tecnica, parleremo di energie dense ed energie sottili. Parleremo di campi elettromagnetici naturali e artificiali. Riuscite a vedere? Sì? Ok. Poi come terzo punto, 4G, il cambiamento, vi porterò delle informazioni anche mie personali. E poi ci sarà appunto il vero tema della serata, 5G, tutto smart. Come appunto con Valentin Bob. Come già anticipato, la parte finale sarà appunto legata a delle domande, dunque siamo qua per voi. Con anche un rinfresco e non da ultimo consigli utili per diminuire i campi elettromagnetici, dunque l'elettrosmog in generale. Ecco, questo è un po' il menu di questa serata. I relatori passo giusto voilà, velocemente. Sono un ingegnere elettrotecnico, mi occupo, quando non facciamo conferenze, mi occupo di elettrobiologia, dunque di benessere ambientale, in due parole, per aziende e privati. Particolarità, sono elettrosensibile, dopo vi spiegherò un po' di più nel dettaglio. Valentin Bob, moderatore e libero pensatore, dunque è un termine che abbiamo coniato da poco, da ieri, però ci sta benissimo, ecco. La nostra missione, perché siamo qua stasera, cioè perché veniamo dal Ticino e tra l'altro ritorneremo ancora stasera in Ticino? Per stanotte, giustamente, dopo le domande, per fare informazione e prevenzione, come ho già anticipato, il più neutro possibile, dunque vi daremo molta informazione stasera, speriamo che possiamo dare a tutti, giustamente, quello di cui avete bisogno. Glossario, un termine solo, elettrosmog, non so se ne avete già sentito parlare, è sempre più attuale, è un termine coniato da due fondamentalmente da due termini, uno legato all'elettricità, l'altro legato al fumo, nebbia. Dunque, fondamentalmente è una nebbia elettromagnetica. È importante che uscite da questa porta sapendo che elettrosmog uguale a inquinamento elettromagnetico, cioè è una forma di inquinamento. Dunque, anche qua lancio subito la domanda in pubblico, dovete chiedervi se volete o no un aumento di questo inquinamento. È una domanda personale, dovete porvela prima o poi. La domanda è semplice, la risposta non lo è
Dunque, qualsiasi risposta può essere giusta o sbagliata. Attenzione che dalla vostra risposta dipendono anche i vostri cari, i vostri figli. Dunque è ancora più difficile poter rispondere, però, ripeto, è una risposta che dovete dare voi. Vedete in basso, appunto, a sinistra, una forma di inquinamento, parliamo sempre di più di polveri fini, dunque di inquinamento dell'aria. Il Wi-Fi, come detto, è elettrosmog, dunque è un inquinamento elettromagnetico, e quello che è fondamentale di tutto questo è che informazione avete su questo tipo di inquinamento. Qui nella parte centrale vedete appunto delle persone che stanno spargendo effettivamente dei pesticidi. Hanno addosso una protezione, si parla di glifosato nel caso specifico, che sappiamo essere cancerogeno. Okay? L'informazione che questa sostanza può avere degli effetti, si vede già solo dal fatto di come sono vestiti, siete d'accordo? Dunque oggi queste persone sono informate, forse 50 anni fa non lo erano, vedi anche con l'amianto. Dunque l'informazione che abbiamo, o meglio la qualità dell'informazione, la verità dell'informazione è determinante. E cosa ne facciamo giustamente con questa informazione? Perfetto. Proseguo. Energie dense, energie sottili. Cercheremo stasera di darvi un'idea generale di tutte le energie. Magari certe le avete già sentite, altre no. Per rappresentare in forma completa le energie, utilizzo spesso la figura dell'iceberg. L'iceberg è qualcosa di meraviglioso, dunque è un solido che è immerso in un liquido, che rimane in perfetto equilibrio, e sopra questo liquido abbiamo del gas, dell'aria. È già particolare, no, questa cosa. Abbiamo tre elementi che rimangono tra di loro in equilibrio. La parte superiore è quella che vedo e possiamo chiamarla energie dense. Ve la faccio facile, sono delle energie che posso misurare, hanno un'unità di misura. Faccio un esempio concreto, la temperatura, la tensione della rete elettrica, la velocità con cui andate in macchina, ok, hanno un'unità di misura. Mi seguite? Sì? Ok. Le energie sottili sono la parte sotto dell'iceberg, non le vedo di regola. So che ci sono, so che le posso percepire, e sono la parte più grande, sono quasi il 90%, non solo dell'iceberg, attenzione anche a livello di energie. Un cane sente a distanza se c'è un pericolo oppure no. Ok, questo pericolo, siete d'accordo con me, non potete misurarlo con uno strumento di misura, d'accordo? Lancio una domanda al pubblico, l'amore si può misurare? La bellezza dell'amore, la magnificenza dell'amore, si può misurare? Forse non con un voltometro, dunque no, parliamo di energie sottili, che però tutti conosciamo, siete d'accordo con me? Perfetto. Dunque, energie sottili sono quelli che, a dire il vero, sono quelli che conosciamo meglio, sono proprio le energie di cui abbiamo bisogno. Come stiamo quando noi andiamo in un bosco? Ok? In un bosco, i cinesi lo chiamano Qi, noi lo chiamiamo energia, ok? O chi fa yoga lo chiama prana, è la stessa cosa, è energia vitale, cioè il nostro corpo ha bisogno di un'energia vitale per rimanere in vita e dunque per essere in equilibrio. Un corpo senza vita non ha bisogno di energia, non ha bisogno di questo tipo di energia. Dunque, se parliamo di campi bioenergetici, effettivamente c'è uno scambio, un'interazione di energia sottile tra l'ambiente e l'essere umano e tra l'essere umano e un altro essere umano, d'accordo? Energie sottili, 90% delle energie, tra cui l'amore. Vedete una mela? Anche una mela ha un suo campo bioenergetico, cioè non è solo la mela, appunto, ha attorno a sé un'informazione sottile. Noi esseri umani, ecco che qua vediamo il nostro campo bioenergetico. Quando due persone si incontrano, c'è una comunicazione di informazioni tra di loro. E questo avviene giustamente a livello di questi campi bioenergetici. Cerco di spiegarvi un po' il tutto, non tanto, ma anche per spiegare cosa c'è attorno a noi e di cosa noi abbiamo bisogno come esseri umani. Dunque, esseri vitali.
campi elettromagnetici naturali, la cosa più importante è la frequenza di Schumann. Abbiamo una frequenza importantissima per noi. Senza questa frequenza non riusciamo a vivere, il nostro organismo non riesce a comunicare correttamente, non riusciamo a nutrirci e a essere equilibrati. Abbiamo bisogno di questa frequenza, è una frequenza che è naturalmente presente su tutta la Terra, tra la Terra e la ionosfera, e vibra a 7,83 Hz, dunque 7 cicli al secondo. Ed è la frequenza più importante per tutti gli esseri umani, dunque come noi, e gli esseri animali e gli esseri vegetali, cioè tutta la natura si basa su questa frequenza madre, la frequenza di risonanza di Schumann. Non so se ne avete già sentito parlare. Il nostro bioritmo è basato su questa frequenza. Le nostre onde cerebrali sono basate su questa frequenza. Cioè questa frequenza ci fa sentire bene. Ne abbiamo bisogno. Se non andiamo nei boschi, se non andiamo fuori, se non andiamo in contatto con la natura, dove questa frequenza è ancora più presente, ecco che non stiamo bene, non siamo in equilibrio, non siamo noi stessi. Dunque, è non solo utile, è importantissima. Quando parliamo di campi elettromagnetici naturali, parliamo anche di onde cerebrali, dunque queste variano da 1 a, di regola, 20 Hz. La fase più importante è quella a sinistra, dunque la fase delta, dunque la fase dove il nostro corpo e il nostro cervello si rigenerano, dunque di notte. Oggi sempre più siamo invece, attraverso varie tecnologie, lontane da queste frequenze, dunque siamo sempre più iperattivi. Abbiamo dunque, anche i nostri ragazzi, i nostri figli, difficoltà alla sera poi scendere con queste onde cerebrali, dunque andare giustamente in fase delta. Dunque siamo sempre più attivi e dunque sempre meno disposti a scendere con le frequenze e dunque a rigenerarci. Questo nell'immediato non è un problema, ma poi col tempo ci riposiamo di meno e dunque non riusciamo più a rigenerarci. Dunque a lungo termine è un problema, può diventarlo. Rete di Hartmann, avete già sentito parlare? Ok, ci sono le reti naturali presenti in tutto il mondo, dunque una rete sulla Terra. Distanza tra una rete e l'altra è di circa 2,5 metri per 2. La faccio breve, queste reti venivano utilizzate da chi le conosceva bene, dunque dai romani, per poter camminare sopra. Dunque loro, quando andavano in guerra, si orientavano con queste reti, ci camminavano sopra e si rigeneravano durante la marcia. Questo 2000 anni fa. La sentinella romana era esattamente ubicata sempre sopra un nodo di Hartmann. Perché? Perché sopra il nodo di Hartmann c'è come un camino attivante. Dunque restavano svegli. Queste conoscenze antichissime venivano utilizzate appunto a favore dell'uomo. Oggi queste linee energetiche si congestionano di cosa? Di informazioni legate alla tecnologia. Ecco che oggi, dopo 2000 anni, non è consigliato dormire sopra un nodo di Hartmann, perché giustamente l'informazione sottile, che vi ho spiegato prima, effettivamente è congesta. Un cane non dormirà mai su un nodo di Hartmann. Un gatto invece sì, ne ha bisogno. Un gatto ha bisogno di questo tipo di energia, sembra strano, ma il gatto protegge il proprio padrone, dunque ha bisogno di questa energia per sentirsi bene. Noi esseri umani è proprio il contrario, i cani idem. Poi abbiamo una rete di Curry, che è una rete di origine cosmica, dunque arriva dal cielo, ha una magliatura molto più grande, 3,5 metri per 3,5 metri. Ecco che anche lì avere un incrocio di questi nodi nella zona in cui dormiamo non è benefica. Voilà. Perfetto. Allora, passiamo velocemente ai campi elettromagnetici artificiali, sorgenti, magari le conoscete meglio di me. Dunque, qualsiasi apparecchio che è percorso da una corrente o da una tensione genera un campo elettromagnetico. Questo ve lo dico io, ma non perché sono io, ma ogni apparecchio che ha una corrente, e intendo qualsiasi apparecchio dove c'è un filo, ecco che il filo e l'apparecchio generano dei campi elettromagnetici.
Dunque, meno fili ci sono in giro, diresti, vabbè, perfetto, meno corrente, meno problemi ho. Attenzione, c'è la tecnologia wireless. Sostituisce tutti questi fili, ma è proprio la tecnologia che negli ultimi anni, anche decenni, è aumentata a dismisura. Dunque, sono spariti i cavi, ma è aumentato il problema. Il problema qual è? Che la trasmissione di questi dati avviene via etere, via aria. Allora, perfetto, 70% dell'inquinamento non arriva dall'esterno, è prodotto in casa, in linea di massima, come linea generale. Cosa significa? Che una buona parte degli apparecchi li avete acquistati voi, li avete piazzati voi, e non solo gli apparecchi, ma anche le condotte elettriche, le prese, i cavi e quant'altro. Dunque, è una minestra cucinata in casa vostra, d'accordo? Solo il 30% di regola proviene dall'esterno, questo fino ad oggi. Col 5G la cosa può cambiare. 5G ha una particolarità, è previsto in tutto il mondo, sulla Terra e nello spazio. Dunque cambierà questo rapporto tra indoor e outdoor. Dunque lì è fondamentale poter scegliere se voglio o non voglio il 5G, se lo voglio in casa o non lo voglio in casa. Voilà, magari alcune caratteristiche sui campi elettromagnetici artificiali, non so se lo sapete, sono invisibili, siete d'accordo con me? Cioè non si vedono a priori. Sono in odore, sono in colore, dunque sono già tre caratteristiche molto particolari di cui l'occhio umano o l'essere umano non può... Il problema qual è? Ve lo anticipo. Non abbiamo un organo che può vedere dei campi elettromagnetici. Se l'avessimo, sapremmo esattamente che in quel luogo ci sono dei campi e qui no. Dunque non abbiamo un organo dedicato a dei campi elettromagnetici artificiali. Questo ha senso, giustamente, siamo degli esseri naturali, dunque ci sintonizziamo con delle frequenze naturali. Queste sono tre caratteristiche. La quarta è che non si sentono. Dunque non possiamo sentire dei campi elettromagnetici, tranne le linee di alta tensione, dove vi avvicinate, ok, si sente un ronzio, ok, si chiama effetto corona praticamente, ci sono dei campi elettrici molto, molto alti, molto particolari, che emettono delle scariche verso l'aria. Allora si sente. E la domanda che ci possiamo porre, ma esistono? Esistono sempre di più. Proprio questa è la problematica. Dunque c'è un aumento importante di questi campi elettromagnetici, specialmente in alta frequenza. Le reti elettriche, bene o male, sono quelle, la tendenza è di interrarle, e dunque di diminuire questi campi elettromagnetici. Per quanto riguarda le onde radio e telefonia mobile, è il contrario, c'è un aumento, direi, esponenziale, sia outdoor, antenne, sia a livello indoor. E soprattutto questi apparecchi vengono sempre più vicini alle persone. Vi do queste informazioni giusto per farvi ragionare e farvi capire un po' dove eravamo 20 anni fa e dove siamo adesso, ma soprattutto dove stiamo andando in futuro. Ok, altre caratteristiche, non lasciano tracce. Il 5G, ve lo anticipo, è una tecnologia militare. Cioè non è arrivata così per caso. È una tecnologia diversa con delle frequenze diverse. Quella che è una caratteristica importante è che noi queste frequenze le possiamo misurare. A livello denso, hanno un'unità di misura, e a livello sottile possiamo rilevarle. Faccio un esempio, un microonde che va per 10 secondi, praticamente una volta che lo spengo non rilevo più dei campi. Siete d'accordo con me? Perfetto. Dopo 20 giorni però rilevo ancora quello che è l'informazione sottile che ha lasciato. Dunque a livello biologico ha ancora un impatto dopo 20 giorni, la faccio breve. Ecco perché giustamente negli ospedali dove effettivamente nascono i nostri figli il microonde effettivamente non viene più utilizzato. Okay? Di nuovo informazione, perfetto, allora la gente è informata e c'è un'azione che ne consegue. I campi elettromagnetici artificiali sono suddivisi in due gruppi, non ionizzanti. Avete già sentito parlare di questa cosa? Non ionizzanti vuol dire che non hanno un'energia alta, dunque hanno un'energia solite più bassa, e sono percorsi o creati da correnti alternate. Non ionizzanti non vuol dire non pericolose.
vuol dire solo che non hanno l'energia necessaria per fare dei cambiamenti a livello molecolare, a livello di DNA. La seconda parte, dunque quelle onde ionizzanti, sono quelle che sappiamo o riconosciamo come cancerogene, tipo le radiografie, raggi X e quant'altro. Lì abbiamo l'informazione di cosa succede e che dovremmo utilizzare il meno possibile. Queste possono effettivamente modificare il DNA e sono ad altissima frequenza. Guardiamone magari nel dettaglio quelle che sono le prime. Ecco, informazione importante è che più aumenta la frequenza, più effettivamente sono pericolose. Più energia trasmettono, molto semplice. E più andiamo avanti con con la frequenza, più ci avviciniamo a queste nuove onde, che sono onde millimetriche. In Svizzera non l'abbiamo ancora, in America sì. Questa tecnologia delle onde millimetriche, ovvero fino a 300 GHz, ripeto, è tecnologia militare che in Svizzera non abbiamo, ma che in America utilizzano. Le onde non ionizzanti vanno fino alla luce visibile, dunque la luce naturale è un'onda non ionizzante. Abbiamo, avete sentito parlare di campi elettrici, campi magnetici? Ok, quando parliamo di basse frequenze come la rete elettrica, sono due fenomeni. Un fenomeno rosso, una nuvoletta rossa, campo elettrico, una nuvoletta azzurra e un campo magnetico. Sono due cose distinte. Man mano che la frequenza aumenta, come nel caso del telefonia mobile, parliamo di un fenomeno unico, ovvero di onde elettromagnetiche, ma di due fenomeni che collimano in un unico fenomeno. Dunque anche lì effettivamente quello che è la denominazione cambia. Può creare confusione, lo so, però ho cercato di spiegarvi il perché a bassa frequenza si parla di due cose distinte, invece nelle alte frequenze si parla di un fenomeno unico, ma racchiude comunque due cose separate, dunque anche due effetti separati, un effetto elettrico e un effetto magnetico. Cioè le avete tutte e due, insomma. Ecco. Prima vi parlavo della frequenza di Schumann, dunque da 7,83 Hz. Ecco, questa frequenza è dentro classificata come gli ELF, dunque sono delle frequenze estremamente attive a livello biologico, cioè il nostro corpo ha bisogno di queste frequenze. Ecco che man mano saliamo, abbiamo la bassa frequenza come la rete elettrica, che sappiamo essere 50 Hz, e poi abbiamo l'alta frequenza, che è un po' anche il tema di stasera, dunque quelle che sono le frequenze di telefonia mobile. Attualmente in Svizzera abbiamo il 4G a 2,1 GHz e il Wi-Fi che va a 2,4 o rispettivamente 5 GHz. Ve lo anticipo che col 5G le frequenze sono leggermente superiori. Ok, dunque non siamo come in America dove vanno fino a 100, noi siamo attorno ai 3,6 giga, solo per vostra informazione, non andrò troppo nel dettaglio. Quello che però dovete veramente sapere è che nella prima fase le frequenze saranno simili a adesso, nella seconda fase che è pianificata per l'anno prossimo, 2020, si parla già di onde millimetriche. Non sono ancora approvate in Svizzera, non ancora, stanno modificando le leggi, non so se lo sapete. L'ordinanza sulle onde ionizzanti, non ionizzanti, l'ORNI, è stata modificata ed ampliata fino a 300 GHz il 17 aprile di quest'anno. Prima andava solo fino a 5 GHz, ora è già ampliata fino a 300. Hanno già modificato la legge. Non ve l'hanno chiesto, ma l'hanno già fatto. Dunque tutto sta avvenendo in modo che si possono poi introdurre questo tipo di onde. Voilà, questo tipo di onde fino a 28 GHz sono quelli che regolano il nostro DNA, sono la nostra sorgente vitale di ordine, cioè è quello che mantiene in vita il nostro corpo, lo dico apertamente. La domanda è se vogliamo queste onde millimetriche. È una domanda che lancio così nel pubblico. Ok, 4G il cambiamento. Questo ero io un qualche annetto fa. Mi occupavo nel 2013 di raccogliere delle firme per una petizione cantonale contro le nuove antenne. Qualche anno fa c'era il 3G, non c'era ancora il 4G, non c'era ancora il 5G.
E quello che mi hanno detto a quel tempo è che la nuova tecnologia 4G è come il 3G, non ha nessun effetto sull'essere umano. Cioè, tranquilli, è tutto ok, non ha effetti sull'essere umano. È quello che mi hanno raccontato, io ovviamente ci ho creduto, e una volta che hanno installato l'antenna e l'hanno messa in funzione, guarda caso, il giorno del mio compleanno, l'8 ottobre 2014, ho cominciato a accusare dei sintomi che ovviamente non conoscevo. Uno dei più importanti era l'acufene, questo fischio continuo nell'orecchio che mi impediva di dormire di notte. Una cosa nuova che non ho associato subito, giustamente, a una nuova antenna di telefonia mobile. Non riuscivo a dormire, sempre nervoso, sempre addosso quest'ansia, questa. Ero depresso, non ero più me stesso e non sapevo perché. Tant'è vero che mia moglie mi ha detto: risolvi il tuo problema. E ma quale problema? Cioè, ho qualcosa, non so cos'ho, non so come affrontarlo, non so come risolverlo. Non c'era un dottore ai tempi che poteva dirmi cosa avessi. Ho dovuto scoprirlo da solo, ci ho messo 8 mesi. 8 mesi, però ero in questo stato. Questo è solo la punta dell'iceberg, quello che si vede, quello che non si vede è il resto, il 90%. Cioè, il disordine biofisico mio. 6 anni fa non si vede da lì, però ve lo potete immaginare. Non ero molto contento, equilibrato, felice e quant'altro. Però avevo una fortuna, avevo un'età di circa 40 anni con dei valori, ecco perché sono qua ancora oggi. Un ragazzo che magari succede questa cosa qua a 15 anni, forse non ha delle idee sane dopo, perché non sa cosa gli sta succedendo. Dunque, oggi è possibile anche capire che c'è una concausa legata all'elettrosmog. Dunque, è possibile andare da degli specialisti, fare una bioresonanza e dunque poter diagnosticare una elettrosensibilità. Oggi è possibile, ai tempi no. Okay? Beh, sono dovuto cavare un po' da solo, diciamo. Ma ho capito quale fosse il mio problema. Dunque, una ipersensibilità legata alle alte frequenze. Un'antenna di telefonia mobile 4G, non 5, 4G. E noi abitiamo vicino alla televisione della Svizzera italiana, dunque antenne ce n'erano già abbastanza. Quella lì mi ha cambiato un po' la vita. Oggi sono qua, me l'ha cambiata in meglio perché oggi mi occupo di fare prevenzione, di andare a misurare negli uffici, di far star bene la gente. Dunque è stato un bene. Però per arrivare qua bisogna toccare il fondo. Dunque, vi parlo giusto velocemente di elettrosensibilità, è qualcosa che magari non conoscete, che però ha diverse cause. Dunque, a livello di cifre si parla che nella forma più acuta, ovvero quella che viene chiamata iperelettrosensibilità, ne soffre il 3% della popolazione svizzera, vuol dire che non potete più uscire di casa. Magari non potete neanche più abitare in casa, abitate fuori, dormite in una roulotte, fuori nei boschi, cioè. Avere una vita normale, socialmente parlando, oggi non è più possibile. Oggi senza il 5G, Nella forma più lieve, dunque una sensibilità elettrica, si parla del 5-10% della popolazione svizzera. Sono dati svizzeri accertati, ok? Quello che vedo io, o che vediamo appunto facendo le misurazioni, che l'età delle persone è in diminuzione, cioè questo fenomeno è in aumento. Ed è questo il motivo per cui noi cominciamo da gennaio a fare questa informazione anche nelle scuole, cioè informare i ragazzi il più presto possibile su come utilizzare giustamente queste nuove tecnologie. Dunque, casi in aumento, età in diminuzione e è un po' male silenzioso a tutti snobbato. Personalmente cosa ho imparato? Ho imparato che l'elettrosmog è cumulativo, cioè meno ne accumulate, meglio vi portate nel tempo. Specialmente per i ragazzi. Non è qualcosa che viene subito, ci vuole anni, però col tempo effettivamente si può manifestare da un momento all'altro, non vi dà un preavviso. Ok. Principio di precauzione, avete sentito parlare? È in sé quello che è importante sapere è che già dal 2011, nel 2011 che tecnologia c'era? C'era già il 5G, il 4G?
No, c'era, giustamente, c'era il 3G. Dunque, con la terza generazione di telefonia mobile, la IARC, okay, dunque l'Agenzia Internazionale sulla Ricerca del Cancro, ha stabilito che le onde elettromagnetiche digitali, dunque pulsate in alta frequenza, Wi-Fi, telefonia mobile, Bluetooth e quant'altro, le ha classificate in classe 2B, dunque possibili cancerogene per l'essere umano. 2011, 3G. Per me questa informazione è molto chiara, cioè so cosa significa, so che è possibile e ogni cellula del mio corpo sa cosa significa esattamente questa frase. Non ho bisogno di aggiungere altre informazioni. Quello che però vedo durante, quando vado magari in ristorante, io vedo neonati che hanno davanti a loro un telefonino, ok, possibile cancerogeno per l'essere umano. L'ultima cosa che ho visto è un bimbo di 7 mesi con un telefonino davanti. Ecco, questo mi fa un po' salire il fumo, no? Perché se ci passi da qua capisci cosa hai di fronte, ma non posso andare a spiegare ai genitori e magari rovinargli anche la serata e dire: ascolta, io questa cosa non la farei. Però è una libera scelta, dunque il libero arbitrio. Ma la domanda dovete porvela voi se volete più o meno inquinamento elettromagnetico per voi e i vostri figli. È una domanda molto personale. Voilà. Qui sono diversi studi che sono fatti appunto per il principio di precauzione. Ve lo spiego magari velocemente. Il principio di precauzione è dire: ci sono dei valori che possono essere considerati sicuri, un valore al di sopra del quale non abbiamo degli effetti. Dunque, fino a quando restiamo in quel valore limite, siamo sicuri, siamo tranquilli. Che non vuol dire appunto mettere in discussione i valori limiti legali, che ovviamente sono dei valori limite, permettetemi il termine, industriali, per far funzionare giustamente degli apparecchi, non degli esseri umani, degli apparecchi. Dunque, c'è il rapporto Bioinitiative 2012, è stato creato nel 2008, tra l'altro, verrà rifatto, o meglio, completato nel 2020. Si tratta di un paper di 1500 pagine che elenca tutti gli studi fatti da oltre 30 scienziati nel mondo intero, hanno definito come valore limite 0,6 voltmetro. A lungo termine 0,2. Vi ricordate 0,2? Perfetto. 0,2. Una nuova antenna 5G con la scheda tecnica ha un campo, può emettere fino a 200 voltmetro. Valore nominale. Dunque 0,2 da una parte, 200 dall'altra. C'è un fattore 1000. Sono due cose che non sono conciliabili, siete d'accordo con me? C'è un fattore 1000 tra quello che si consiglia e quello che la tecnologia moderna è in grado di offrire. Sono due mondi. E in questo mondo noi ci mettiamo i nostri figli. Cosa è giusto? Cosa è sbagliato? Di nuovo la stessa domanda. Eccolo qua. Dunque, là potete vedere il link a livello di internet, bioinitiative.org, come safe value 0,2 voltmetro. Questo è quello che consigliano. Al di sotto di questi valori non sono, praticamente possiamo escludere qualsiasi problema a livello biologico. In Svizzera il valore limite è di 6 voltmetro. Il valore di emissione dell'impianto, cioè quanto può buttare nell'aria, è di 61 volt per metro. 0,2, 6, 61. Cerco di darvi dei valori limite delle scalette, cerco anche magari di darvi dei consigli. Allora, cosa si può fare giustamente per aumentare il proprio benessere e dunque diminuire questo rischio giustamente di elettrosensibilità? Li ho definiti 5 pilastri, cominciano tutti con la lettera A. La prima è la lettera. Tra l'altro abbiamo mangiato qualcosa di magnifico oggi. I caponette, giusto? Ok. Voilà. Dunque l'alimentazione è importantissima. Dunque se mangiamo in modo sano, sano, equilibrato e dunque con informazioni vitali, ecco che questo aiuta e aumenta il nostro benessere. È il primo pilastro. Il secondo pilastro è
Bellissima sta foto, mi piace un casino, è proprio l'attività fisica, ok? Dunque, importantissima giustamente per aumentare il proprio benessere. La terza è l'attitudine mentale, dunque avere un'attitudine mentale positiva, dunque dei pensieri positivi, anche un linguaggio positivo, effettivamente aiuta a aumentare il proprio benessere. Dico questo per voi, ma anche per i vostri figli. Ovviamente tutti i figli mangiano sano, fanno attività fisica e parlo sicuramente di quelli che sono in città. Hanno un'attitudine positiva e sicuramente l'ambiente è sano e fantastico. Infatti andiamo a misurarlo questo ambiente, come sta a livello di elettrosmog, a livello di polveri fini, a livello di geopatie. Dunque alimentazione, attività fisica, attitudine mentale, ambiente. Cos'è che mi ha salvato la vita? Questo 6 anni fa. Gli amici. Un amico che mi ha detto: Roby, hai un aspetto orribile, fai qualcosa. Cioè, tu hai un problema. A un amico gli credi. Cioè, non ti mente un amico. Un amico ti dice la verità in faccia. Fa male, è vero, ma reagisci, fai qualcosa. Il problema che abbiamo oggi, e lo vediamo anche nel nostro come Stop 5G, è difficile smuovere qualcosa. Cioè, far sì che la gente da un pensiero faccia un'azione. Siamo tutti presi. Tante cose da fare, ecco che effettivamente però facendo delle serate informative la gente capisce cosa stiamo qua a fare, perché lo facciamo e qual è l'informazione, quella vera. Dunque gli amici sono importantissimi, i veri amici, quelli, non quelli in Facebook, dunque quelli che ti conoscono, quelli che ti parlano e che ti comunicano in modo veritiero. Dunque la verità è fondamentale. Ok, guardiamo un attimino cosa sta succedendo nel mondo. Giusto una. Utilizzerò delle foto, ma per poi introdurre tutta la parte legata poi al collega Valentin. Dunque, sta succedendo una cosa. Stanno succedendo diverse cose. Magari le conoscete o non le conoscete, ma la parola chiave degli ultimi mesi è digitalizzazione. La Svizzera ha creato delle direttive. Che sono tra l'altro visibili online sulla Svizzera digitale, cioè come deve essere la Svizzera del futuro, chiamata Svizzera digitale, con tante tante novità. La domanda che dovete porvi è se volete, cioè se questo è il mondo che volete. Adesso magari anche con Valentin, ve lo illustriamo un po' in modo un po' più ampio. Dunque, 5G è Internet delle cose. Il 5G non è per voi, non è per l'essere umano, non è per far comunicare delle persone con delle persone. È fatto per far comunicare degli oggetti, oggetti che ancora non avete, oggetti che però vogliono farvi comprare. Faccio magari degli esempi, li fai tu dopo Valentin. Dai, perfetto, ci pensa il collega, ottimo. E, dunque, non è per gli esseri umani. Non ne abbiamo bisogno, però dobbiamo chiederci appunto cosa sta succedendo anche a livello di human intranet o dei chip RFID. Vado scorro un po' velocemente e magari vediamo se riesco a ingrandire questo, che è un nanochip. Non è per il computer, è destinato agli esseri umani questo. È destinato per andare dentro un essere umano, questo tipo di tecnologia. E parliamo magari anche di intelligenza artificiale. Non vado troppo nel dettaglio, prendo giusto uno spunto. Informazione di Elon Musk e Neuralink verso la prima interfaccia neurale capace di far parlare un cervello, ovviamente umano, con IA, intelligenza artificiale. Questa non è musica del futuro, è quello che sta già avvenendo. Bello o brutto che sia, è quello che sta avvenendo, è quello che stanno studiando ad altissima velocità. Dopo ne parla anche Valentin nel dettaglio. Dunque, a livello di antenne, cos'è che sta succedendo? Stanno spuntando un po' come funghi dappertutto nuove antenne. L'antenna 5G, magari anche per vostra informazione, non è l'antenna che vedete al centro sopra, è quella più in basso, che è leggermente più compatta, più cicciottella, ok? Dunque un'antenna più corta e un po' più larga. La vedete lì in mezzo? Magari.
se riesco a ingrandire, ok? Dunque è quella proprio in mezzo, quella lì, eh? Quella sopra invece è l'antenna 4G, d'accordo? Dunque questa qua. Qui siamo a livello di outdoor, dunque quello che sta succedendo fuori dalla vostra porta di casa. Attenzione, può essere però anche molto vicino a voi, magari non lo sapete. Dunque di regola viene messo appunto, viene fatta una domanda di pubblicazione e poi tutto un tratto vi trovate con una nuova antenna. Quello che è previsto però è un'antenna ogni, una o due antenne ogni 100 metri, sì, per far andare appunto le macchine a guida autonoma, tecnicamente hanno bisogno di un'antenna ogni, una o due antenne ogni 100 metri. Non di questo tipo, ma ovviamente hanno trovato un'altra soluzione di mettere questo tipo di antenne nei tombini. Occhio non vede, cuore non duole. Ok, questo sta già avvenendo da noi a Locarno, in Ticino, a Zurigo, in tutta la Svizzera stanno piazzando questo tipo di antenne senza, non ha bisogno di una pubblicazione, hanno una potenza inferiore, 6 watt, poca roba a quanto pare, e dunque le stanno mettendo a tappeto. Solo per rendervi conto di cosa giustamente sta succedendo. A livello indoor arriverà, lo stanno già proponendo, dei nuovi super performanti Wi-Fi 5G. Voilà. Dunque antenne 5G è stato il 13 di maggio, che è la prima conferenza che abbiamo fatto a livello di Stop 5G Ticino. La situazione era questa che vedete lì, effettivamente, ogni antenna 5G in verde, Ticino nera fuori. Qualche mese dopo la situazione già cambia. Non ve l'hanno detto, non ve l'hanno spiegato, però quello che posso dirvi è che questo programma 5G è stato anticipato in Svizzera di un anno. Vogliono mettere il più possibile antenne 5G fino al 90% della popolazione entro fine di quest'anno 2019. Con diverse domande di costruzione. Ok, qualche mese dopo ecco che la cosa diventa un po' più fitta. È una rete, è una ragnatela, sta diventando sempre più fitta, sempre più vicina a voi. Che lo sappiate o non lo sappiate, che lo vogliate o non lo vogliate, quello che sta succedendo esattamente è questo. E quello che è anche già successo, non so se ve l'hanno detto, il 5G ufficialmente in Svizzera è stato attivato il 1° di ottobre. Dunque 5G è già in servizio in Svizzera. 5G attualmente è una Ferrari che va a 30 km orari. Ve lo anticipo, attualmente va a 30 km orari. Dunque qualcosa di estremamente performante che viene utilizzato al minimo delle sue possibilità. Se guardiamo la rete totale di tutta la telefonia mobile, 2G, 3G, 4G e 5G in Svizzera, permettetemi il termine, la ragnatela è questa qua, che vedete in blu. D'accordo? Qualche differenza dal 5G al 4G? Chi conosce la differenza tra 3G e 4G a livello di velocità di dati? 3G al 4G 10 volte superiore. Ma hanno detto non fa niente, tranquilli. Dal 4G al 5G che differenza c'è? C'è chi dice che è la stessa cosa, la stessa tecnologia, le stesse frequenze. La verità è questa. Il tempo di latenza, cioè il tempo di risposta dall'antenna per poter inviare i dati, è di un millisecondo. È praticamente tempo real time, in tempo reale. Cioè è come accelerare da zero a massima velocità in un millisecondo. Vuol dire che il telefono è sempre permanentemente connesso. Il volume di dati è 7 volte maggiore, la velocità è fino a 100 volte maggiore. Dunque non è un 3G, 4G. No, no, è una tecnologia che arriva fino a 100 volte più veloce. Non è pochino, non è un passettino, non è qualcosa di poco conto, non è un miglioramento, è una rivoluzione dal punto di vista, diciamo, tecnologico. E la densità di collegamenti è 100 volte superiore. Vi faccio un esempio concreto. In 1 km² può raggiungere fino a 1 milione di apparecchi. 1 milione. Prendete la popolazione della Svizzera su 8 km². Ecco che questa tecnologia è in grado di fornire il servizio in questa misura. È abbastanza, posso dire, spaventoso. Comunque è estremamente... è una rivoluzione dal punto di vista tecnologico.
Il futuro digitale sarà formato appunto, da come ho spiegato prima, delle antenne piccole, utilizza una tecnologia completamente diversa per la trasmissione dei dati, dunque la codifica del dato per essere trasmessa è completamente diversa. Le antenne sono diverse perché utilizzano il sistema beamforming, è come una clave, non c'è più un irradiamento a 360 gradi, ma è proprio tipo un raggio laser. È full duplex, dunque la trasmissione dati è in tempo reale, sulla stessa frequenza in ricezione e in emissione, e come detto prima serve all'Internet of Things. La grande caratteristica però è la velocità massima ovunque, dunque in tutto il globo del mondo e sempre 24 ore al giorno. È lì che dovete porvi la domanda se volete questo tipo di tecnologia, ovvero se la volete alla velocità massima, se la volete ovunque e se la volete sempre. E lì come gruppo stop 5G o come frequenze evolutive. Noi vogliamo la libertà di scelta, cioè in casa no. Molto semplice, nelle scuole no. Fuori dipende. Il meno inquinamento possibile, però in casa no e nelle scuole no. Giusto un piccolo grafico dell'evoluzione della trasmissione dei dati per quanto riguarda le diverse tecnologie. Vedete che non è proprio il doppio o un attimino in più. Dunque, a metà vedete il 4G nel 2014, dove effettivamente ho avuto i miei problemi di elettrosensibilità, e quello che è previsto giustamente con il 5G nei prossimi anni. È qualcosa di enorme. Non è un passettino, è qualcosa di enorme, che però verrà installato piano piano, con calma, un passettino alla volta. Si chiama salami tactic, cioè praticamente una feta alla volta e poi si arriva lì. Pian pianino, no? Ok, questa è una slide molto importante che riassume un po' il benessere. In modo, ho cercato di darvi queste informazioni in modo semplice, beh, dicendovi cosa? Che noi siamo fatti come essere umano di materia, dunque siamo fatti principalmente di acqua, siamo fatti principalmente di aria, abbiamo bisogno della terra, dunque terra come anche radicamento, dunque non solo camminarci sopra, ma sentirci collegati con la terra dove siamo. Voi meglio di me lo sapete perché vivete proprio in una valle stupenda, dunque il radicamento verso la vostra terra è molto forte e abbiamo bisogno anche di fuoco. Questo però nelle dimensioni materiali. Quando parliamo a livello di energie, effettivamente abbiamo bisogno, siamo fatti di molecole, dunque abbiamo bisogno di luce, di fotoni e abbiamo bisogno di onde elettromagnetiche naturali. Artificiali possiamo farne a meno, naturali no, le abbiamo bisogno. Poi, come esseri umani, abbiamo bisogno di ordine. Parlavo prima delle onde scalari o del DNA. L'essere umano ha bisogno di un ordine impeccabile, altrimenti non funziona in disequilibrio. Dunque, lì parliamo appunto di struttura, di segnali, di informazioni, di bit quantici. Adesso lancio una domanda al pubblico. Quante dimensioni voi conoscete? L'ho scritto appunto, l'essere umano è multidimensionale. Dunque, se parliamo in una dimensione, misuriamo cosa? Una lunghezza. Se parliamo di due dimensioni, cosa possiamo misurare? Un'area, esattamente. Se parliamo di tre dimensioni, cosa misuriamo? Ok, ci aggiungiamo la quarta, che è la nozione del tempo, e arriviamo a quattro. Perfetto. Per descrivere un avvenimento nella totalità delle sue dimensioni, abbiamo bisogno di 12. È chiaro che se vediamo un evento, un fenomeno, e cerchiamo di descriverlo, di capirlo, di descriverlo in modo completo, e lo vediamo solo con quattro dimensioni, non è la stessa cosa che vederlo a 12. Manca una fetta importante di informazione. E facciamo già fatica a pensare in quattro dimensioni. Siete d'accordo con me? Ecco, ce ne sono 12. Qualcosa di molto importante ci sfugge ancora. Siamo appena agli inizi per cercare di capire un po' tutto quello che ci sta intorno. Cioè la natura è qualcosa di magnifico, di ordinato. Sembra un caos, ma c'è un ordine estremamente preciso. Vuol dire che la Terra è anche molto
in un equilibrio precario, ha bisogno di un ordine impeccabile. Ok, nuove tecnologie, parlavo giustamente di luce e di fotoni, esistono nuove tecnologie che magari non conoscete ancora, è anche difficile conoscere il 5G, sono delle nuove tecnologie tipo chiamate LiFi, dunque un internet che funziona attraverso la luce. La luce è qualcosa di meraviglioso. Questa tecnologia non è solo già presente, ma è già in evoluzione, cioè viene già utilizzata. Faccio un esempio importante, nelle scuole in Scozia è già installata, hanno già dei progetti pilota dove i nostri ragazzi praticamente, cioè i figli vanno a scuola e l'internet funziona attraverso la luce, che non è la luce in più, è la luce praticamente delle lampade nella quale passa giustamente l'informazione internet. Vedete in alto a destra? Ok. Dunque è una luce artificiale, ma nella stessa passa anche l'informazione internet. Campi elettromagnetici? No. Wi-Fi? No. Elettrosensibilità? No. I ragazzi sono più attenti a scuola. È stato appena fatto dimostrato con uno studio che dove le scuole sono digitalizzate, la percentuale di attenzione dei ragazzi diminuisce, il rendimento scolastico diminuisce. E cosa facciamo? In Ticino tappezziamo le nostre scuole di wifi. È una scelta giusta? Ponetevi la domanda, io so cosa fare. Voilà, una compagnia telefonica in Inghilterra, che praticamente si chiama O2 Telefonica, è un po' la Swisscom di turno, solo che è un 100 volte più grande, ammette e dice: noi siamo pronti con il LiFi per il 5G e oltre. Dunque loro sono già avanti, sono già, ma non oltre il 5G. Dunque hanno già fatto cosa? Hanno installato nel loro quartier generale questo tipo di tecnologia, loro. Se l'hanno fatto loro, possiamo farlo anche noi. A priori, oppure possiamo fare di meglio. Questo perché? Perché un genio che si chiama ingegnere Alessandro Pasquali, che ho avuto il modo di conoscere l'altro giorno, lui ha creato questa tecnologia. Lui a 7 anni si divertiva a trasmettere delle informazioni attraverso la luce. A 7 anni, lui arriva a San Vitale, a 7 anni riusciva a trasmettere un'informazione attraverso la luce a una distanza di 7 centimetri. Oggi nelle università studiano questa tecnologia e arrivano fino a 8 metri. Lui è riuscito a trasmettere via luce attraverso il canale della Manica 34 chilometri. È un genio, è il degno successore di Marconi. Lui questo sabato riceverà un premio. Un premio alla carriera, è un ragazzo di 30 anni. Ok? Allora, è questo tipo di tecnologia che noi vogliamo. Noi, per la Svizzera, per il Ticino, per il mondo. E a differenza del wifi, non passa attraverso i muri. Si blocca. Dove c'è la luce c'è segnale e dove non c'è luce. Dove c'è l'ombra, addirittura, la ricezione è ancora migliore perché non c'è disturbo. Ma non passa attraverso i muri, non va a rompere le scatole al vicino perché non spegne il wifi. Ok? Dunque c'è già questa tecnologia, va sviluppata, ce l'abbiamo in casa. Offre dei vantaggi, dunque è più sicura come tecnologia, è più veloce come tecnologia e a priori non ha impatto sull'essere umano. Come ogni tecnologia nuova, ovviamente va studiata. Però posso dirvi una cosa, ho avuto appunto l'onore di conoscere questa persona e di sentire il rumore della luce naturale. Dunque, i fotoni di luce naturale, che rumore fanno? Ero commosso perché cioè, il rumore di questa luce naturale è come sentire l'oceano. C'è la luce che diventa effettivamente mare. Oceano, il tutt'uno. Dunque, solo sentirla, e non l'avevo mai sentita prima, è stato un qualcosa come essere in vacanza per una settimana. Un, un,
un segnale, un'informazione chiarissima, limpida, pura, luce. Magnifico, magnifico, insomma, ecco, non ho altre parole, dunque una persona splendida. Ok, io direi, qui passiamo la parola al collega Valentin, che ringrazio tutti, appunto. Vai Valentin, grazie mille di essere venuto con voi.